Salve a tutti, qui Divus che vi parla, vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di The Division. Dopo aver fatto un breve video in cui spiegavo della rinascita appunto del titolo Ubisoft, del fatto che mi aveva fatto venire un sacco di voglia di giocarci nuovamente, mi sono arrivate alcune richieste di trattare appunto un po' la lore di questo gioco. E ho deciso effettivamente di farci qualche video, perché pur non avendo una lore vasta come quella di Destiny o di altri titoli, comunque alcune cosette interessanti The Division le ha. Partiamo da una cosa molto semplice. Che cos'è la divisione? Che cos'è appunto The Division? Questa componente di soldati che entrano in gioco allo scattare dell'epidemia. Sostanzialmente il tutto parte con un dipartimento del governo americano che fonda la divisione appunto. Homeland Security Division, questo sarebbe il nome completo. Quindi un gruppo addetto alla sicurezza interna degli Stati Uniti. Un gruppo che quindi dovrebbe intervenire solo e solamente quando gli Stati Uniti dovessero affrontare una minaccia interna, non sono quindi soldati dispiegati all'estero. Cosa succede quindi? Perché entrano in gioco? Semplice, c'è la famosa epidemia, il cosiddetto veleno verde. Questa letale malattia che si scopre nella campagna essere stata comunque confezionata in laboratorio, che si diffonde il giorno del Black Friday attraverso il denaro. Uno scenario terribile simulato anche in alcune simulazioni del governo americano, adesso mi ricordo se fosse il nome Dark Winter o Long Winter, comunque faceva riferimento a un inverno oscuro o lungo, nel senso che è una simulazione che parte proprio dal presupposto che durante le festività o nei giorni precedenti si scatena un'epidemia di massa. Il governo americano ha realmente eseguito alcune simulazioni per capire come intervenire in caso di un attentato così devastante, perché sarebbe davvero qualcosa di terribile. Detto ciò, comunque si scatena appunto l'epidemia del veleno verde, epicentro New York, ovviamente la città del commercio, e pian piano il tessuto sociale crolla non solo per i malati ma anche perché si va a bloccare tutto quello che è il tessuto produttivo, non si produce più, gli spostamenti diventano impossibili, la città si ingolfa di veicoli abbandonati e nel giro di un paio di settimane cominciano a scarseggiare anche acqua, cibo e in generale i viveri. Cosa succede quindi? Il tessuto appunto urbano crolla, si scatena la violenza, gruppi armati cominciano a imporsi sulla strada e quindi il governo appunto attiva migliaia di agenti dormienti, dotato del famoso braccialetto che abbiamo dovuto attivare il primo giorno di gioco, insomma quando ci abbiamo giocato per la prima volta, si attiva appunto questo braccialetto dando inizio al progetto Divisione, che in particolare nel gioco abbiamo visto come sia dotato di una grande tecnologia, nel senso sono dotati di una tecnologia superiore rispetto a quella di altri reparti militari. Dietro a questo, diciamo, questa visione strana di un gruppo dormiente di agenti pronto a scattare in azione nel caso di una grande crisi, si cela il genio di Tom Clancy. Effettivamente il gioco si chiama Tom Clancy's The Division. Tom Clancy, che potete trovare ovviamente anche in altre saghe, Splinter Cell, Rainbow Six, eccetera, Ghost Recon. È stato un grande scrittore di thriller, romanzi di ambito militaresco, politico, la saga di Jack Ryan su tutti, ma appunto anche una serie di romanzi che hanno poi ispirato i titoli Ubisoft. Per quanto riguarda The Division e il concetto di divisione, diciamo, non c'è un romanzo che fa veramente le veci, ma era un'idea appunto che Tom Clancy ha coltivato nel tempo, pur non avendo scritto un romanzo dedicato alla divisione. Purtroppo Tom Clancy ci ha già lasciato da qualche anno e quindi niente libro di Tom Clancy su The Division. Però vabbè, insomma, l'importante è che ci sia comunque un lascito ideologico che secondo me si vede nel gioco per certe tematiche. Appunto, la divisione si trova quindi ad affrontare, una volta attivata, diverse minacce, dai semplici predoni che vogliono saccheggiare gli ultimi beni rimasti nella città, a bande organizzate come i Rikers, i Purificatori e persino un gruppo paramilitare che trovo estremamente interessante, che è appunto l'ultimo battaglione, di cui sicuramente vorrei parlare in un video dedicato, anche perché è connesso con gli agenti traditori. Una prima ondata di agenti si viene schierata sul campo prima dell'arrivo dei nostri, che ha avuto appunto il compito di costruire tutte quelle infrastrutture che poi noi cominciamo a vedere operative, tecnologie Shade, le prime basi sicure, eccetera. Dopo la prima ondata, che è stata comunque un mezzo fallimento, anche perché si sono sviluppati alcuni agenti traditori, arriva la nostra seconda ondata, l'ondata in cui intervengono i nostri agenti, che riescono finalmente a portare un po' di ordine, anche se le minacce restano assolutamente massicce. La cosa che mi colpisce di più a livello di lore di The Division è l'ambientazione e il realismo delle situazioni proposte, nel senso spesso nel post apocalittico si finisce in un clima un po' diciamo esagerato, pensiamo a anche Fallout con creature mostruose eccetera, pensiamo ai giochi sugli zombie, gli alieni. Qua siamo in un post apocalittico molto realistico, e questa è una nota, diciamo, affascinante quanto allarmante, nel senso, il fatto che un virus possa scatenare il panico e far crollare il tessuto sociale è una possibilità assolutamente concreta, assolutamente possibile. E quindi vedere come una città fiorente come New York, in certe zone già abbandonata, pensiamo nella zona nera, nel silenzio quasi totale, quasi un silenzio assordante, fa sicuramente effetto, oltre a vedere tutte le persone che arrancano per sopravvivere e la violenza che dilaga in tutta la città, perché appunto la città, l'unico rumore che si sente sono le urla e le sparatorie tra le bande. Questo, diciamo, è un primo video che volevo fare su The Division, spiegando un po' appunto come nasce la divisione, che cos'è, tutti questi agenti appunto super addestrati pronti a intervenire in caso di crisi, a fare un po' il punto su quello che è il punto di forza di The Division secondo me, quindi questa trama realistica in un'ambientazione altrettanto realistica, e accennare appunto al futuro che potrei fare di questa piccola rubrica. In particolare appunto mi piacerebbe un po' approfondire le fazioni nemiche e magari anche certe figure come Aaron Keener. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, alla mia pagina Facebook Lorenzo Divus, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!